Ciao a tutti, per non fare la classica, anche se buonissima, pasta, patate e provola, visto che è periodo, ho aggiunto la zucca e oggi faccio con voi questi meravigliosi tubetti con zucca, patate e provola affumicata. Facciamoli insieme. E allora, per prima cosa, in pentola mettiamo l'olio extravergine di oliva, uno spicchietto d'aglio, un po' di cipolla, un po' di sedano e facciamo rotolare. Perfetto, a questo punto mettiamo la zucca tagliata piccola piccola. Mescoliamo un po'. Poi mettiamo le patate tagliate anch'esse a pezzetti piccoli. E a fiamma media facciamo cuocere per un paio di minuti. Passati un paio di minuti, mettiamo una puntina di peperoncino, aggiungiamo l'acqua. Mettiamone per sicurezza un altro po', tanto al massimo dopo la togliamo. Ora mettiamo a fiamma alta, aggiungiamo il sale e senza coprire facciamo cuocere per 30-35 minuti. Passati 30-35 minuti, schiacciamo un po' la zucca e le patate e a questo punto mettiamo la pasta. Regolatevi per il brodo, magari toglietene un po' e poi nel caso lo aggiungete dopo. A me dovrebbe andare bene così. Un minuto prima della fine della cottura della pasta spegniamo la fiamma. Le lasciamo riposare per 2 minuti. Io mi trovo bene a fare così e ve lo consiglio. Passati 2 minuti, come vedete si è asciugata ancora di più. Mettiamo il parmigiano. Diamo una bella mescolata. Ora mettiamo la provola affumicata. Iniziamo a mescolare e poi mettiamo a mano l'altra. Ecco qua, vediamo un po', guardate qua. Non mi resta che impiattare e assaggiare con voi. Mamma mia. È squisita. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like. Condividetelo, se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito!